Chiede lei di votare. Grazie a lei. Se vuole chiedermi l'amicizia su Facebook, Stefano è venuto diverse volte alle nostre riunioni, no, alle nostre riunioni, a qualche riunione nostra. La campagna, la maglia nera delle liste di attesa che rappresentano un disservizio intollerabile per i cittadini costretti ad attendere mesi per esami urgenti. Ciò causa inoltre migrazione sanitaria con un costo altissimo per la regione, pari a 270 milioni solo per lo scorso anno. Dalla sanità agli sprechi a tutto quello che riguarda la scuola, le strade, l'economia, un programma che permetterebbe alla regione campana di entrare in un numero di regioni che diventano attive e che non continuano a sfruttare il cittadino per uso e consumo di una classe politica che oramai è degenerata. Abbiamo i prossimi candidati, di cui uno, Calvoro, che ha dichiarato pubblicamente che lui sta facendo un buon lavoro per la sanità. I risultati di questo buon lavoro sono sotto gli occhi di tutti, una sanità vergognosa, cominciando dall'ospedale del mare che dopo un mese dall'inaugurazione in pompa magna, perché loro fanno solo inaugurazioni, dopo un mese su 16 reparti che erano previsti ce ne sono 3 aperti e non funzionavano neanche. Questa è la nostra gestione della cosa pubblica, però vanno a farsi belli con la televisione, con i giornali. È stato inaugurato l'ospedale del mare, dopodiché non funziona una beata mazza, scusatevi, perché il cittadino le paga queste cose, le paga di tasca propria, e questa classe politica invece di essere al servizio del cittadino opera solo ed esclusivamente contro il cittadino e a favore delle lobby. L'ospedale del mare, tra l'altro, è stato costruito nelle vicinanze del Vesuvio, in piena zona di emergenza vulcanica. Su questo ospedale, per cui sono stati spesi una barcata di euro, i vostri e i nostri euro, al momento già ci sono delle inchieste in corso per verificare le approvazioni e come è stato portato avanti. Tra non molto usciranno altri problemucci, tipo assunzioni di personale fatto in maniera indebita, tipo investimenti di capitali per macchinari che al momento, dopo un mese dall'apertura, sono fermi e imballati. Anche questo diventerà un altro mausoleo, come tante altre strutture. In Italia abbiamo circa 1000 lavori tipo ospedale del mare che sono stati iniziati a costruire, si sono pagate tangenti, società, appalti, dopodiché i lavori sono stati sospesi e ne abbiamo circa 1000. Basta che la televisione si veda Striscia la Notizia, ogni sera c'è un'opera incompiuta. Praticamente si sprecano milioni, milioni e milioni, dopodiché si abbandona tutto. E con quei milioni che si è fatto? Si è dato a mangiare alle lobby, alle società che sono degli amici e degli amici degli amici. Non si fa altro che pagare tangenti, che corrompere e farsi corrompere, perché oggi purtroppo in Italia il grosso problema è la corruzione. Una classe politica, un Parlamento di cui oltre il 10%, parlo di oltre il 10%, cioè di centinaia di parlamentari sotto inchiesta, condannati, sospesi. Questa è la vergogna, perché questa gente in effetti rappresenta noi cittadini, dovrebbe rappresentare noi cittadini, ma loro non ci rappresentano, perché nel cittadino normale la delinquenza è a valori dell'uno per mille, forse, se ci si fa il conto. Per loro è oltre il 10% dei nostri parlamentari. Questo vuol dire che loro, che non sono da noi stati eletti, sono stati nominati dai partiti, non hanno il diritto di dire che rappresentano i cittadini. I nostri parlamentari non sono eletti,
sono gente posizionata ad occupare una poltrona per averne dei vantaggi e per dare vantaggi a terzi, perché tutto si svolge con la mazzetta. E la nuova legge elettorale, il tanto decantato italico, serve ad aumentare il grado di non democraticità, perché con questa legge elettorale i parlamentari saranno praticamente nominati dal segretario. È logico che Renzi abbia grande interesse a poter nominare lui i parlamentari, cioè quelli che vanno in lista e occupando il posto che dice lui, poi prendere il seggio in Parlamento. Questo significa anche una grande possibilità di ricatto che c'è da parte delle segreterie di partito nei riguardi dei singoli parlamentari, che rimangono così tutt'altro che indipendenti, ma sottoposti a pressioni e ordini, a parte il fatto che la selezione fatta in questo modo è una selezione fatta per interesse di partito e non per interesse della gente. Tra i tanti sorrisi poi che Renzi ci regala in televisione, ogni tanto compaiono le minacce e i ricatti. Quando lui dice allora no, il governo andrà a casa se non si approva l'Italicum, significa per i parlamentari, cari parlamentari, ora voi pigliate un bello stipendio di migliaia di euro al mese, se io me ne vado e chiudo il, diciamo, si rifanno le elezioni, voi perdete questi soldi, questo l'autostipendio che prendete, e quindi una parte dei parlamentari sotto minaccia di perdere proprio l'autostipendio sarà portata ad accontentare il sorridente Renzi, che fa gli interessi dei petrolieri, degli inquinatori, delle multinazionali, eccetera eccetera, ma non certo dei cittadini, monopolizzando la televisione, i mezzi di stampa e ripetendo frasi che non hanno corrispondenza con la realtà, però con grandi sorrisi, con giornalisti compiacenti, perché in Italia non c'è la punizione per chi dice bugie in televisione, e quindi vi promettono la luna e vi fanno credere chissà che cosa. Appoggiate il Movimento 5 Stelle nella sua lotta contro la corruzione, contro lo spreco di denaro pubblico. Lo spreco di denaro pubblico colpisce soprattutto la salute delle persone. Stanno tagliando i fondi agli ospedali. Se succede qualcosa a voi o ai vostri familiari, andare in un ospedale oggi rappresenta un rischio elevatissimo per i servizi, infezioni, mancanza di personale, mancanza di strutture. E tutto questo avviene perché il denaro pubblico manca, non ci sono i soldi. Ma che significa non ci sono i soldi? Significa in molti casi che se li sono rubati. Se li sono rubati come? Non andando di notte, ma con delle leggi che permettono di rubare, e che sono chiamate le leggi salvaladri. Prima tra queste leggi è quella della prescrizione. Voi capite che quando scoprono per esempio uno che ha fatto una discarica di veleni, che ha inquinato mezza regione ed è passato il tempo della prescrizione, quello può rilasciare interviste, dice ho mandato i camion, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, perché non lo possono punire perché è prescritto il reato. La grande legge salvaladri consente di fare tutte le porcherie senza rischiare granché. Poi si fanno le leggi lumaca. Le leggi lumaca servono per rallentare i processi in modo tale che si possa arrivare alla prescrizione. Quindi codicilli, tortuosità, procedure contorte, eccetera. Non sono il parto di una mente imbecille. Sono il parto di una mente che vuole pilotare le cose in modo da rallentarle, in modo da far arrivare alla prescrizione gran parte dei processi. E tutto questo significa poi un aumento di pericolo per chi circola per la strada. Se voi alzate la testa e guardate i cornicioni dei fabbricati sotto cui camminate, voi capite che ogni tanto si stacca un pezzo. A volte vedete i teli che coprono i cornicioni che sono strappati. E perché questo avviene? Avviene perché il patrimonio edile non ha più manutenzione a causa della grande pressione fiscale che colpisce i proprietari di case.
i quali non riescono più, poiché con la corruzione si spreca, si ruba il denaro, allora aumentano le tasse. Aumentando le tasse, i proprietari non hanno i soldi per poter fare le riparazioni dei fabbricati e quindi a volte qualcuno di noi si prende un pezzo di cornicione in testa. Ma loro sono tranquilli perché sanno che la gente guarda la televisione, queste cose le sa, però non fa niente, stranamente. Li perdona, dice, quelli sono così simpatici, perdoniamoli. Dice, quello ha rubato, ma che faccio contenta che ha, viene in televisione, riceve le interviste. Noi siamo un paese cristiano, allora noi perdoniamo i nostri ladri e poi dopo, se qualcuno di noi ci rimette, dice, è sfortuna. Ma non è modo di andare avanti questo. Il Movimento 5 Stelle dice basta a questo modo di fare e sta concentrando l'attenzione e la collaborazione di tanti cittadini per farla finita con questi ladri con giacca e cravatta e con la telecamera davanti.